Eder, Mac, Pallister. Ieri gli inquirenti sono tornati in via del Ciclamino per fare degli ulteriori accertamenti nella zona dei box dove è stata uccisa Pierina Paganelli. Hanno controllato ancora una volta porte, ascensori e vie di fuga potenzialmente usate dal killer. Dalla tipologia di verifiche, secondo me stavano cercando riscontri di dichiarazioni che hanno messo nero su bianco o da parte di alcuni testimoni o nelle sit con gli stessi sospettati. Nelle prime interviste Luis dice di non avere nessun interesse sentimentale verso Manuela, e questo era molto importante. Poi emerge che invece era proprio Luis a avere interesse verso Manuela e non Manuela verso Luis. Il fatto che Luis fosse invaghito di Manuela mette Luis nella condizione di essere il primo sospettato per quello che riguarda il tentato omicidio di Giuliano, qualora non fosse un incidente. Luis, innamorato di Manuela, voleva togliere di mezzo il marito, il rivale. E per quello che riguarda l'omicidio di Pierina, dovremmo pensare appunto che Pierina aveva ormai ben capito della relazione esistente tra Luis e Manuela e aspettava a casa il ritorno di Giuliano per organizzare una bella riunione nella quale lo avrebbe ufficializzato questa relazione sia a Valeria sia a Giuliano. Inizialmente Loris ci aveva detto che Giuliano sapeva delle corna fattegli da Manuela, ma anche in questo caso i Fantastici 4 non si erano ben accordati tra di loro e Luis ha rivelato che a suo avviso Giuliano di queste corna non ne sapeva nulla, quindi sarebbe venuto a saperlo il giorno del suo ritorno a casa. È ovvio che nelle gravissime condizioni in cui si era trovato dopo l'incidente e durante la degenza ospedaliera non era il caso che Pierina gli rivelasse un dettaglio così traumatico. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.